Si è tenuta nelle scorse ore l'assemblea dei soci SEAB, un momento importante, quanto mai importante, proprio alla vigilia di un appuntamento fissato per il 9 marzo prossimo, l'adunanza dei creditori chirografari che dovranno insomma approvare poi il secondo step, che sarà quello definitivo dell'approvazione del piano concordatario. Ci confrontiamo su questo con il presidente Luca Rossetto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Katia, buongiorno agli spettatori. Allora, intanto nell'ambito dell'assemblea lei ha ricevuto nuovamente la fiducia quasi all'unanimità dei soci, questo è importante ovviamente. Sì, è importante, la nostra richiesta di fiducia non era per niente polemica, ma era un momento di verifica doveroso di fronte al fatto che le vicende degli ultimi tempi legate alla riscossione dei crediti avevano un po' sollevato delle riserve. Questa fiducia la incassiamo con un acuito senso di essere vicini a un traguardo, ed è un traguardo che non taglia il consiglio di amministrazione, ma taglia l'azienda e taglia il territorio, quando lo taglierà. Ovviamente le dita incrociate non si vedono, ma stiamo lavorando alacremente per portare dove l'azienda deve arrivare. Adesso parliamo invece del prossimo appuntamento. Voi arrivate pronti, insomma, che cosa vi aspettate, sempre incrociando le dita? Ma allora, l'azienda, come abbiamo illustrato in diverse occasioni, in particolare nel penultimo controllo analogo congiunto ai sindaci, l'azienda sta camminando leste, le sue gambe sono solide. Al di là degli indicatori economico-finanziari, che sono vistosamente robusti e sono allineati a un piano concordatario importante, stiamo lavorando per modernizzarle e trasformarne l'operatività, adeguandola a quelle che sono da un lato le esigenze e dall'altro le possibilità tecniche e tecnologiche che ci sono. Ricordiamo che abbiamo recentemente apportato una modifica al piano di investimenti sulla discarica di Masserano, riducendo i costi di 200.000 euro. Stiamo lavorando per ridurre ulteriormente questi costi, perché ogni euro è un euro della comunità, è un euro dei contribuenti e delle utenze. Quindi due aspetti: uno economico-finanziario, che è quello evidenziato dai numeri; due, operativo, dove c'è tantissimo da fare, molto di più di quello che siamo riusciti a fare nell'ultimo anno, ma siamo sulla strada giusta. Senta, inevitabilmente il rincaro di energia, carburante, si potrà ripercuotere sulle bollette dei cittadini? Questo insomma non dipende evidentemente da SEAB. No, questo no, devo dire che ci eravamo disabituati tutti come cittadini, come imprese, a delle fiammate inflazionistiche che sono state causate da fattori diversi. Non anticipo nulla, in quanto stiamo lavorando per mettere a punto quella che è la nostra struttura di costo per il 2022 e conseguentemente la struttura tariffaria. Questo è un confronto che faremo in modo molto aperto e trasparente con l'autorità d'ambito e successivamente con i nostri soci. Noi ovviamente ci diamo appuntamento per il 9 marzo, attendiamo tutti l'esito di questo incontro fondamentale, perché ovviamente SEAB e la raccolta dei rifiuti è un settore fondamentale, indispensabile, importantissimo per il nostro territorio. A presto, buon lavoro. Grazie, grazie a tutti.